Cari telespettatori, bentornati in diretta. Per la prima volta, primo cittadino, ospitiamo il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, a cui do il benvenuto. Buonasera, sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Cantiano, come sappiamo, è stato uno dei comuni più colpiti dall'alluvione dello scorso settembre e il più colpito della provincia di Pesaro Urbino. Ma prima di fare un bilancio, il punto della situazione, come sempre vi ricordo i numeri di telefono per intervenire in diretta. Potete telefonare allo 07 21 86 14 33, oppure inviare brevi messaggi di testo su WhatsApp al 338 4968 250. Sindaco, sono passati, dicevamo, 5 lunghi mesi da questa alluvione. Vorrei iniziare a parlare di questo argomento con l'aiuto della regia, facendo vedere ai nostri telespettatori le immagini che sono state girate nei giorni successivi all'alluvione. Tragici momenti in cui nelle Marche hanno perso la vita ben 12 persone. Brunella Chiù ancora risulta purtroppo dispersa. A Cantiano non ci sono state vittime, ma i danni provocati sono stati davvero ingenti. Un'emergenza senza precedenti. E lei, sindaco, dov'era? Si ricorda quegli istanti, immagino? Purtroppo mi ricordo bene, evito anche di sovrapporre la mia vita privata rispetto, certo, a un evento, perché io in quei giorni condividevo l'evento più bello che possa accadere all'interno di una famiglia. Tornavo a casa con la mia prima bimba, ecco la mia prima bimba, Lavinia, di 3 giorni, in cui io quel 15 settembre, ecco, rientravo nello stesso percorso che fece la piena. Quindi io arrivai a casa alle 5:30 del pomeriggio e nella gioia, ecco, dell'evento più bello, e subito dopo, ecco, verso le 7 della sera, mi incominciarono ad arrivare alcune immagini del momento, invece, dell'evento più difficile della storia, ecco, della storia del comune. Quindi, ecco, mi porto dietro ancora quasi mezzo anno da quel tragico 15 settembre, questo ricordo duplice che mi ha visto poi, tra l'altro, anche trascurare, no, il ruolo di papà in quei primissimi, immagino, giorni, completamente assorto da questa emergenza che ci ha travolto, ci ha coinvolto ininterrottamente in quei primissimi giorni, quando ancora poi, tra l'altro, in quelle primissime ore non avevamo contezza dell'accaduto, non tornavano alla conta purtroppo tanti cittadini. Quindi, ecco, capirà l'apprensione e la drammaticità di un evento che, ecco, letteralmente ci ha travolto, ma non solo nelle questioni pratiche, nei danni materiali, ma ci ha travolto anche distruggendo quella socialità, quell'aggregazione, quella quotidianità a cui eravamo abituati e che 2 giorni, 2 ore di una pioggia incontenibile e imprevedibile hanno completamente cancellato. Lei ha sempre aggiornato i suoi concittadini sia pubblicando video sui social. Il mese scorso c'è stata un'assemblea pubblica anche molto partecipata e ha parlato di oltre 70 milioni di danni. È questa, ecco, la quantificazione oggettiva, ecco, dei danni tra patrimonio pubblico, privato e cittadini ed attività di impresa. È una quantificazione enorme, esponenziale rispetto alle nostre capacità di spesa. Il bilancio del comune non arriva a 3 milioni di euro. Ed è per questo che ripeto ormai da tempo, l'ho detto in quei primissimi giorni e lo dico ora ormai che le cose si sono assestate e i problemi sono venuti a galla in maniera plastica. Stavolta da soli non possiamo farcela, non ce la faremo da soli, per quanto siano tenaci i cittadini, siano tenaci i cantianesi. Il paese oggi è ritornato percorribile. Non sembrerebbe neanche che sia successo quello che è successo, tante attività hanno riaperto, però, ecco, chi riapre oggi è perché è stato tenace, ha messo mano al portafoglio, però è ora il momento, a 6 mesi, che lo Stato faccia lo Stato. L'ho sempre detto, fin dal primo momento, noi abbiamo bisogno che delle situazioni, delle problematiche che sono frutto di eventi imprevedibili, ripeto, e incontenibili, che coinvolgono un territorio. Oggi è toccato a Cantiano, purtroppo, e ad altri comuni, ma, ecco, abbiamo sempre più la percezione che gli eventi climatici stiano cambiando, che qualcosa stia cambiando, tanta è la frequenza con cui fenomeni come questo stiano avvenendo. Ecco, non può essere lasciato solo. Quindi, ecco, io confido, sono un uomo delle istituzioni, confido nelle istituzioni, sempre rispettoso e dialogante è stato il rapporto con i livelli
comunali, però noi saremo fermi, continueremo a essere fermi e chiari nelle richieste che ora diventano pretese, perché a 6 mesi dall'evento la gente si aspetta la risoluzione dei problemi. Ecco, lei appunto l'ha detto poco fa, sempre nel rispetto dei ruoli istituzionali, però ha sempre fatto sentire la sua voce chiedendo anche certezze, velocità sui ristori. A che punto siamo? Esatto, purtroppo Simona, come spesso capita, l'Italia è un paese bravissimo durante l'emergenza. Noi in quei primissimi giorni abbiamo fatto dei miracoli e ringrazio tutti per quello che si è fatto veramente in quei giorni. Noi ricordo ci svegliamo il 16 settembre quando all'interno del paese non avevamo più luce, acqua e gas in tutto il paese, avevamo 2 frazioni isolate. Quindi noi nel giro di 3 giorni, quindi non settimane, di 3 giorni noi abbiamo ridato luce, acqua e gas a tutto il paese, quindi ringrazio i gestori, ringrazio Marche Multiservizi, l'Enel Distribuzione, tutto il gioco di squadra del coordinamento, la protezione civile, le forze dell'ordine, fino ai tantissimi privati cittadini che provenienti veramente da tutti i comuni limitrofi, ai tanti amici di Fano che non sono mancati, a tutti loro che pale alla mano ci hanno ridato quella dignità nel togliere il fango, ridare percorribilità al paese. Quindi in quei primissimi giorni abbiamo fatto i miracoli, l'Italia è bravissima in questo, poi però subentra la burocrazia, arrivano i problemi, il gioco dei ruoli e quindi tutto si appiattisce, tutto diventa più lento, mentre invece noi avremo bisogno di quella stessa efficacia e quella stessa forza di quei primissimi momenti, perché il fattore tempo è strategico, perché Cantiano ha avuto questa particolarità, oltre ai danni al patrimonio pubblico, la piena ha invaso il centro storico, l'intera area artigianale, quindi in cui abbiamo perso gran parte del nostro tessuto socio-economico e alle nostre attività di impresa che già faticano in condizioni ordinarie, perché il fare impresa a Cantiano è già diverso dal farlo a Fano. E sono 61, se non ricordo male, quelle compromesse. Esatto, così. Abbiamo 61 modelli C1, ecco, per parlare in maniera burocrate, sono quelle stime dei danni che sono state richieste dalla Regione. Ecco, a quelle attività di impresa va data risposta subito, perché alcune stanno ancora attendendo di riaprire e chi ha riaperto, ripeto, ha riaperto perché ha messo mano al portafogli e quindi si aspetta un adeguato e congruo ristoro. Tra l'altro c'è un controsenso perché c'è una rendicontazione da fare in anticipo. Esatto, su questo la struttura commissariale che fa capo alla Regione Marche sembra che stia accogliendo la nostra istanza, perché sarebbe paradossale in una fase in cui tanti cittadini e tante attività di impresa aspettano proprio quei ristori per poter o rientrare nelle proprie abitazioni o ripartire con la propria attività, è paradossale chiedergli che in anticipo sostengano le spese. Quindi questi primissimi contributi che fanno capo alla Protezione Civile Nazionale, tra l'altro anticipo che sembrerebbe questione di giorni, la struttura commissariale regionale mi ha assicurato che entro la prima quindicina di marzo potrebbero arrivare già i primi ristori in termini di contributi a fondo perduto, 20.000 euro alle attività di impresa e 5.000 euro ai privati cittadini. Ecco, possono arrivare in maniera celere e senza troppa burocrazia. Ecco, ci sono state tante donazioni, leggevo anche quelle arrivate da enti bilaterali, territoriali di altre regioni, sono state spartite queste donazioni? Sì, guarda, quando dicevo che la solidarietà ha fatto più e meglio delle istituzioni, mi riferivo a questo, nel senso che, e lo dico in maniera oggettiva, con molto rispetto, noi ad oggi stiamo distribuendo delle risorse che abbiamo lanciato proprio con una raccolta fondi in quei primissimi momenti, quando ancora con il fango alle ginocchia temevamo quello che sta succedendo, cioè i ritardi del pubblico. E quindi con questa sottoscrizione che abbiamo lanciato e di cui ringrazio tutti i contribuenti, a partire dagli imprenditori del territorio, le associazioni, i comuni che hanno organizzato raccolte fondi a favore di Cantiano, fino ai tantissimi cittadini, fino alla ragazza che ha donato le due euro simboliche. Noi abbiamo raggiunto un qualcosa che supera il 500.000 di euro. Di queste risorse, la prima parte, 290.000 euro, sono state già distribuite
tra appunto le 60 attività di impresa che dicevamo poc'anzi, in maniera a pioggia, toccando tutte le attività con una differenziazione che teneva appunto conto del codice commerciale di quella specifica attività. Ora in questi giorni stiamo cercando di chiudere con dei criteri di nuova distribuzione della tranche rimanente, circa 250.000 euro, in cui una parte la destineremo ancora al tessuto socio-economico, perché l'obiettivo della raccolta era questa: cercare di sollevare e dare una mano alla ripartenza del tessuto socio-economico del paese, perché ho sempre detto e lo ripeto in maniera provocatoria, non ha senso aggiustare una strada e un ponte se nel frattempo il paese muore. Se nel frattempo muore quella tua socialità, muore l'economia e quindi la possibilità di occupazione, quindi di residenzialità sul territorio. Quindi una parte di queste somme saranno distribuite in percentuale rispetto ai danni dichiarati delle attività. Però vogliamo anche allargare questa distribuzione di queste donazioni liberali, che avremmo potuto anche non avere, quindi non sono quei ristori che si sostituiscono al dovere delle istituzioni. Questo è un qualcosa di in più che abbiamo in disponibilità e vogliamo anche distribuirlo tra i privati cittadini che hanno avuto dei danni alle proprie attività, alle proprie abitazioni. Ricordo avere 136 prime abitazioni compromesse, ed anche in parte alle aziende agricole che vivono di questo lavoro. Ma quindi ci sono persone che ancora devono rientrare nelle proprie abitazioni o comunque sono riusciti, anche mettendo mano al portafoglio, meglio conti in banca, a ritornarci? Abbiamo ancora una trentina di persone che tra l'altro incontreremo a breve per poter delineare anche la modalità di assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, proprio legate alla legge quadro di protezione civile nazionale, per indennizzare queste persone dall'aver sostenuto degli oneri per poter trovare delle dimore alternative rispetto alle proprie abitazioni. Però ecco Simona, non sì. L'ho detto in premessa perché ormai lo do per assimilato, ma la cosa più importante, e di questo spesso ce ne dimentichiamo perché ormai abbiamo in maniera plastica i problemi davanti e vogliamo risolverli prima possibile, ma noi abbiamo avuto la fortuna in quei giorni, in quelle ore, di non avere avuto vittime nel paese, ed è questa la cosa principale. Certo. Perché ripartire oggi, ragionare in un ritorno graduale alla normalità, ad avendo sulle spalle, no, magari anche qualche vittima, sarebbe stato tutto più difficile. E noi l'abbiamo scongiurato anche grazie, e lo ripeto e ringrazio di nuovo, a gesti eroici di tanti cittadini che al di sopra delle condizioni di sicurezza si sono adoperate per salvare delle vite umane. Quindi è grazie anche a loro che oggi non piangiamo vittime e che Cantiano, nonostante le difficoltà, tornerà a guardare con fiducia ed ottimismo al futuro. Ora bisogna pensare appunto a ripartire, ma ha pensato magari di dare qualche riconoscimento a chi si è adoperato a tal fine? Guarda, l'abbiamo già fatto nella ricorrenza delle celebrazioni delle Forze Armate, sì. Quindi è stata un'occasione per poter dare un encomio sia alle forze dell'ordine, ai circuiti di protezione civile ufficiali, la protezione civile, ma anche a tutti quei privati cittadini che appunto, grazie a dei gesti involontari, tipici anche di quella solidarietà umana che caratterizza un piccolo borgo in cui tutti si conoscono e tutti fanno la propria parte, ecco, hanno fatto dei gesti eroici che oggi ci consegnano un paese distrutto sì, ma fortunatamente senza vittime. C'è stata anche qualche attività che è stata riaperta? Sì, ecco, ne abbiamo diverse, ecco, di attività che hanno riaperte. E a loro va un ringraziamento veramente personale, perché dietro la loro riapertura c'è anche un segno di ottimismo e di fiducia verso il futuro del paese. Tra l'altro dico che chi riapre oggi riapre meglio di prima, ma anche esteticamente, anche con qualche voglia in più di rimettersi in gioco, di riprovarci. E quindi io confido che anche da questi primissimi esempi di tenacia e di volontà di ripartire, che Cantiano magari tra un po' di tempo, ma sarà ancora più bello e più accogliente di come era prima di quel tragico 15 settembre.
Prima di andare avanti le leggo un messaggio, spero che posso fare il suo nome, sindaco. Emanuele Feduzzi, primo cittadino di Fermignano, scrive: Alessandro è stato da sempre un ottimo e lungimirante amministratore. La sua passione tenace e amore per il territorio sia ad esempio per i tanti colleghi sindaci, e questo le va grazie, Emanuele, grazie riconosciuto. Di cuore, grazie. Dicevamo di queste attività che sono riaperte, piano piano si cerca di tornare alla normalità nonostante siano passati momenti difficili, e però ecco, come diceva lei, mancano ancora dei fondi importanti e gente che si è rimboccata le maniche, ha cercato di sistemare quello che poteva anche con l'aiuto appunto di tanti volontari e degli amministratori. Esatto, ecco, io lo dico fin dal primo momento, è chiaro che non è immaginabile che di fronte a una catastrofe del genere si possano fornire da subito le risposte a tutti i problemi, però noi abbiamo bisogno di sapere, e lo ripeto, il quando e il quanto, per poter orientare in maniera organica e coerente la ripartenza di un paese. Noi ci si deve dire quante risorse arriveranno, quindi in che percentuale rispetto ai danni subiti, e soprattutto quando arriveranno, perché solo così potremmo orientare un meccanismo coordinato di ripartenza tra pubblico, privato ed attività d'impresa. Perché anche l'imprenditore, che per quanta tenacia abbia, debba far ricorso, no, magari a ulteriori linee di credito, che seppur agevolate, trattasi di ulteriore indebitamento, deve avere di fronte un quadro certo di prospettiva, di ristori, perché non è senz'altro l'ulteriore indebitamento la soluzione al problema del momento. Poi abbiamo visto che c'è tanta solidarietà, ripeto, chi riapre sta lavorando meglio e più di prima, perché comunque su Cantiano si è catalizzata anche un'attenzione, ecco, mediatica, una sensibilità che porta anche l'indotto economico sul paese in maniera anche più di prima, ecco, rispetto ad alcune situazioni, mi riferisco in particolare all'agroalimentare, ai prodotti tipici. Quindi, ecco, noi ce la mettiamo tutta, però il messaggio è sempre quello: bisogna che in maniera rapida si mettano a terra i meccanismi di ristoro. Abbiamo un quadro che, seppur parziale, rappresenta delle risorse su cui poter contare. Abbiamo degli investimenti, delle destinazioni, dei fondi già stanziati a livello centrale, governativo. Abbiamo 400 milioni di euro per tutte le zone alluvionate. Ecco, su un complessivo che lo stesso presidente Acquaroli, commissario alla gestione dell'emergenza, nella ricorrenza dei 4 mesi dall'alluvione, quindi in un'assemblea pubblica, ha confermato essere il 50% di quello che è il danno complessivo della Regione Marche. Però anche su questo, siccome i comuni, dai 17 comuni iniziali del cratere inizialmente individuato come quelle aree maggiormente colpite, sono arrivati a 71 comuni a far parte del cratere dell'alluvione, ecco, proprio in quella sede abbiamo voluto capire di più su quali saranno i criteri di riparto di queste somme, e abbiamo avuto la rassicurazione da parte dello stesso presidente, su cui adesso monitoreremo sia lo stato d'avanzamento che appunto la certezza su quanto dichiarato. Ecco, ci si è detto che le somme saranno distribuite in funzione dell'effettiva percentuale dei danni subiti e non in base alla grandezza dei territori, alla popolazione, perché chiaramente Cantiano è numericamente ridotto, un'estensione molto ampia, ma la quantificazione dei danni, come vedete, è veramente impressionante. Se pensate che tutta la Regione Marche ha 800 milioni di danni, solo 70 provengono dal comune di Cantiano. A proposito di foto impressionanti, tra poco torneremo a parlare anche dell'indennizzo previsto per le auto. Ce n'è una molto indicativa, dove lei appunto indica la foto, la linea in cui è arrivato. Esatto, il 2,30. Fango, acqua, fango. Lì mi trovo nell'ingresso del municipio, del Palazzo Comunale. Io sono alto 1,80, quindi come vedete il livello dell'acqua è al di sopra. È significativa. Quindi quando mi dico che abbiamo avuto la fortuna di non aver avuto vittime, mi riferisco a questo, ecco, avere un livello dell'acqua di 2,30 nel capoluogo, nel centro storico del paese, ecco, avrebbe potuto comportare delle conseguenze molto più peggiori di quello che è accaduto.
Dicevamo, c'è un fondo legato al bilancio regionale che riguarda l'indennizzo per le auto. Siete ancora nella fase di ricognizione, di censimento tramite i comuni oppure è andata avanti? Esatto, anche su questo, perché siccome poi tutte le iniziative finiscono rispetto al livello istituzionale, quello più vicino, prossimo, quindi i cittadini chiedono contezza a noi di alcune misure. Questa è una misura prettamente regionale, da bilancio della regione. In questa fase è partito solamente un primo censimento, ovvero la struttura commissariale ha chiesto ai comuni una prima quantificazione di massima delle auto e dei veicoli largamente intesi perduti, rispetto ai quali poter immaginarsi dei meccanismi di ristoro, ecco, rispetto ai quali ancora non sappiamo né l'entità né i criteri di riparto. Saranno dei fondi gestiti direttamente dalla regione, quindi appena avremo novità su quali saranno le procedure lo comunicheremo tempestivamente ai cittadini, ai tanti cittadini che magari, ecco, chiaramente si aspettano una risposta rispetto a un problema evidente, certo. Perché per noi, da noi, ma come in tante altre parti, la perdita di un'auto non è una perdita di un bene di lusso, ma l'auto era per tanti un meccanismo primario per andare al lavoro, per andare a fare le visite. Quindi, ecco, noi abbiamo perso quasi 130 macchine su Cantiano. Questa è la ricognizione, ecco, sommaria che si è fatta in una prima analisi. Sindaco, tra poco torniamo a parlare dell'alluvione, ma anche della strada della Contessa, perché c'è stato un incontro importante, di altri argomenti. Ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Siamo ancora in diretta con il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini. Sindaco, torniamo un attimo a parlare delle donazioni arrivate da enti bilaterali territoriali. Cantiano, perché cosa li destinerà? Sì, ecco, abbiamo avuto tante donazioni, in particolare queste, ci riferiamo qua alle ultime avvenute, sì, per il tramite di un ente bilaterale, l'EBAM, che gestisce i contratti artigianali, che ci ha omaggiato di due donazioni. Una legata alla centralità di un luogo simbolo per Cantiano, che è la nostra Sala Capponi, è un locale che è già oggetto di lavori di ristrutturazione per consegnarlo di nuovo fruibile e in sicurezza come locale di pubblico spettacolo, ecco, dopo purtroppo la tragedia di Corinaldo, che ha rivisto, ecco, rimettere un po' in gioco e a norma una serie di spazi pubblici che però sono stati privati di tutto l'occorrente. L'alluvione ci ha portato via tavoli, seggiole, impianti audiovisivi, e quindi, ecco, queste donazioni serviranno anche per ridare questa strumentazione, per far sì che la comunità cantianese possa riacquisire quella socialità, ecco, che in prospettiva, ecco, possa ridarci quello che l'alluvione ci ha tolto, quegli eventi che caratterizzavano la nostra programmazione annuale. L'altra invece donazione, proprio di questi giorni, riguarda la volontà di poter finanziare degli insediamenti di nuove attività sul paese. Mi riferisco all'ultimazione di un progetto che è da tempo che coltiviamo come amministrazione, che è quella della filiera cerealicola, di un nostro prodotto di qualità, che è il pane di Chiaserna, che troverà quindi spazio fisico nella collocazione di un mulino, di una macina a pietra, e nell'adeguamento del locale a norma sanitaria per poter da subito iniziare con l'attività di molitoria e far sì che su Cantiano ci sia un piccolo mulino aperto al pubblico per esigenze anche familiari o per attività di impresa. Sindaco, fondamentale anche la messa in sicurezza del territorio, strade, reti idriche, impianti di depurazione, tutto ciò che è necessario per ripartire davvero. Esatto. E qui qual è la situazione? E qui il conto purtroppo è lungo, nel senso che, ecco, i danni al patrimonio pubblico largamente inteso superano i 50 milioni di euro. E qua dentro abbiamo strade, abbiamo ponti, abbiamo pubblica illuminazione, abbiamo tutti la rigimentazione dei fiumi, dei torrenti, ed è chiaro che questo è un aspetto prioritario. A chi reinveste sia nella propria abitazione che nella propria attività di impresa va data la sicurezza e la certezza che
anche se tornassero eventi come questi, non accadrebbe quello che è successo. Bisogna noi rimetterlo in sicurezza questo territorio, evitare che si riproponga una situazione del genere. Poi vedo nelle immagini la strada d'accesso al Catria. Noi abbiamo perso la possibilità dell'accesso al nostro massiccio più importante, ma non noi, tutta l'intera provincia perde l'accesso al Monte Catria, che per noi è la perdita del principale indotto turistico da cui regge tutta l'agroalimentare, tutta la ristorazione. Ed ecco che quando dico che lo sforzo è quello di portare avanti in maniera coordinata una serie e molteplice azione di investimenti, mi riferisco a questo, perché anche la riapertura del bar della piazza non prescinde dall'accessibilità al monte, ed è per questo che la complessità e la fatica di poter reimmaginarsi una strategia di ripartenza. Ma problemi anche molto più seri, tangibili, quotidiani: non abbiamo più un sistema di depurazione, non abbiamo più delle condotte all'interno del capoluogo in grado di reggere una qualsiasi pioggia ordinaria. Un mese fa è piovuto in maniera abbastanza intensa e di nuovo siamo andati a rischio allagamento. Quindi stiamo cercando, e sembrerebbe che la struttura commissariale ci stia accettando questa nostra richiesta fatta assieme al gestore dei servizi, Marche Multiservizi, di poter anticipare e trattare come somme urgenze degli interventi necessari, come appunto quello del ripristino delle condotte, ma un altro problema è quello della depurazione, di cui oggi non ce ne accorgiamo perché siamo ancora nel periodo delle acque, della piogge, in cui i livelli dei fiumi sono alti, ma andiamo verso il periodo di siccità, perché la cronaca nazionale ci sta già dicendo che l'estate sarà un'estate arido. Quindi il pensare di non avere i sistemi di depurazione nello scarico delle acque ai fiumi è un problema serio a cui va data risposta immediata, e non possiamo aspettare i tempi della burocrazia, perché nel frattempo c'è un problema anche di igiene, di sanitario. Quindi come vedete il quadro è ampio, e io rispetto anche a questo quadro invito nuovamente anche alla comprensione. Io capisco e comprendo i tanti concittadini che puntualmente chiedono risposte e pretendono anche da una struttura che è a un passo dal collasso, perché questa è la verità. La struttura di un ente pubblico come il Comune di Cantiano, che consta di 13 dipendenti più alcune collaborazioni, è ormai da 6 mesi a un passo, ripeto, dal collasso, perché stiamo tutti, compresi gli amministratori, gestendo una situazione anomala che non era mai accaduto al Comune di Cantiano. E quindi la pretesa di poter gestire anche l'ordinario in una situazione emergenziale come questa, senza essere supportati anche da un'adeguata struttura in aggiunta rispetto alle forze ordinarie, è un qualcosa di inverosimile, perché la piena a Cantiano non c'è più l'acqua, non c'è più il fango, ma i problemi in maniera plastica sono ancora evidenti. E quindi anche la capacità dell'ente di poter riprendere tutte quelle progettualità che erano anche in cantiere. Noi abbiamo abbandonato l'ordinario ormai da mesi. Stiamo cercando con fatica di riprendere alcuni ragionamenti, ma va sicuro che la totalità del tempo viene assorbito da una gestione emergenziale che non trova, ripeto, precedenti nella storia amministrativa del Comune di Cantiano. Sindaco, a preoccupare, prima lo accennavamo, è anche la chiusura per i prossimi mesi, forse per un anno, della strada della Contessa che collega Cantiano a Gubbio. Oggi pomeriggio c'è stato un incontro nella sede di Confcommercio proprio per parlare di questa problematica, una chiusura dei lavori che potrebbero creare ulteriori disagi per cittadini e imprese. Esatto, sembra paradossale aggiungere problemi ai tanti problemi che abbiamo. Purtroppo la coincidenza di un problema annoso come quello appunto del viadotto della Contessa si inserisce in una programmazione dei lavori che purtroppo segue un periodo di emergenza come quella che Cantiano ha attraversato. Il problema della Contessa non è solo un problema di Cantiano, chiaramente. Oggi venivamo appunto da un incontro convocato dall'assessore alle infrastrutture della Regione Marche
con tutti i comuni della fascia, ecco, lungo l'arteria della Flaminia che appunto da Cantiano arriva a Fano. È un problema complesso in cui, rispetto al quale non c'è una soluzione semplice, perché da una parte ci sono dei lavori inderogabili, c'è un indice di degrado che identifica la rischiosità di un'opera pubblica, quell'indice di degrado va da 0 a 100, il viadotto della Cantessa ha un indice di degrado di 100 su 100, quindi ha una rischiosità massima. Vuol dire che chi percorre quel ponte lo percorre non in sicurezza e non possiamo permetterci che i tanti, quei migliaia di automobilisti che giornalmente percorrono questo tratto lo facciano con il rischio che possa cedere da un momento all'altro. Quindi i lavori devono essere fatti per forza. Oggi abbiamo avuto un'apertura da parte di ANAS nazionale, ecco, rispetto a delle istanze che sono state poste dalla Regione Marche che riguardano un'accelerazione dei lavori. Si era pensato inizialmente che i lavori potessero durare 12 mesi e ad oggi ANAS si è impegnata alla riconsegna del cantiere prima di Natale. Quindi è chiaro che si tratta di mesi, è un periodo di disagio inevitabile, ma è un disagio necessario per riavere un'arteria ad alta densità di traffico e un'arteria sicura, come quella della Flaminia. È stata un'occasione, quella di oggi, anche per rimarcare, per chiedere che questo asse viario non sia solo frutto di un adeguamento di un problema momentaneo, ma diventi un asse strategico rispetto al quale investire. È un'arteria millenaria che da secoli unisce il Tirreno all'Adriatico, Rimini con Roma, no? Poi la via Emilia e quindi Milano. È un'arteria che ha sempre identificato un traffico merci, persone, turismo importante e quindi mi auguro che torni a essere trattata alla pari di tante altre arterie su cui si sta ragionando a livello di infrastrutture della Regione Marche. Perché rispetto a altre situazioni in cui i flussi di traffico sono solo immaginati per il momento, qua passano migliaia di veicoli al giorno. Pensate che quest'estate i weekend passavano 4.000 veicoli al giorno, che diventavano 3.000 nei giorni feriali. Quindi un'arteria che merita il giusto rilievo all'interno di un piano di investimenti interregionali. Abbiamo avuto una rassicurazione che anche il disagio degli alunni, per noi, per Cantiano, per Cagli, per Acqualagna, che c'è da sempre anche una migrazione di alunni nella fase appunto delle superiori verso Gubbio, c'è stata una rassicurazione anche da parte della Regione nel mettere in piedi degli indennizzi a favore di quelle famiglie che inevitabilmente avranno dei disagi in questi mesi. Si parla di un aggravio in termini orario di 15 minuti in più per raggiungere Gubbio con delle viabilità alternative, si passerà per Scheggia e quindi ecco rispetto a questi nuclei familiari ci saranno anche degli indennizzi monetari per il disagio subito. No, l'abbiamo chiesto, sia io che il Comune di Fano, abbiamo anche chiesto degli indennizzi per le attività d'impresa, non solo per le famiglie e per gli alunni, perché su questa storica arteria nel tempo ci sono imprenditori che hanno appunto investito perché avevano questa arteria di riferimento, sì, per la movimentazione delle merci, per la propria attività di ristorazione, penso ai distributori di carburante, alle stazioni di servizio. Quindi a questi imprenditori, a queste attività che perdiranno inevitabilmente, no, dei redditi legati a queste chiusure, vanno corrisposti adeguati, no, incentivi che possano traghettarli a riavere dopo, ecco, Natale questa arteria che tornerà ad essere fruibile ed in sicurezza e portare quanta ancora più economia e turismo di quanto abbia fatto finora ai nostri territori. A proposito di infrastrutture, un messaggio per lei. Viadotto Ponte d'Arzo sulla strada statale 3, a che punto siamo e quando verranno completati i lavori? Le chiedono, visto che dovevano già essere terminati? Esatto, è una preoccupazione che abbiamo oggi posto alla stessa, alla pari con le altre, ad ANAS, perché riteniamo che i lavori su questa arteria, proprio perché questa arteria
porta quella importante densità di traffico viaggino in maniera proporzionale ai disagi che stanno arrecando. Ecco, quei cantieri dovevano essere già conclusi. Purtroppo, ecco, sappiamo come funzionano le questioni, quella che è stata, no, il mercato dell'edilizia di questi ultimi tempi, no, in cui il prezzo del materiale, le ditte, la manovalanza erano state assorbite da altri meccanismi fiscali, no, di incentivo, mi riferisco ad esempio al 110. Quindi i ritardi accumulati su quei viadotti vanno recuperati proprio approfittando della contessa. Abbiamo chiesto che con la chiusura della contessa vengano accelerati con più turni lavoro, così come si farà sul viadotto della contessa, quindi immaginando di lavorare anche su due turni o su tre turni per poter, una volta che la Flaminia tornerà ad essere aperta, aver risolto tutti quei cantieri che attraversano anche Cantiano, che ripeto però sono cantieri e lavori necessari che noi chiediamo da anni e che ANAS, dopo il passaggio, il ritorno delle strade dalla provincia ad ANAS, sta facendo in maniera così intensa come mai era accaduto. 10 milioni di euro sono solo gli investimenti fatti sul tratto cantianese, a cui adesso si aggiungeranno i 6 milioni di euro per il viadotto della contessa. Sindaco, cambiamo argomento. Prima di passare al settore del turismo e anche agli eventi che potrebbero essere riorganizzati, passiamo alle prossime slide, alle prossime foto, perché sono ripartiti i lavori per la fibra ottica. Sì, esatto. Ecco, era uno di quei cantieri che purtroppo sono stati sospesi causa Covid ed è uno di quegli interventi che credo saranno strategici per la vivibilità dei piccoli borghi di montagna come Cantiano. Perché, e la pandemia ce l'ha dimostrato in maniera plastica, come si possa oggi immaginare anche forme nuove di lavoro in cui c'è lo smart working, c'è l'accessibilità da remoto e quindi una infrastruttura come quella dell'infrastruttura telematica, quindi della fibra, è indispensabile per territori come i nostri in cui c'è un'alta qualità della vita e si può risiedere e lavorare anche da remoto. Quindi sono ripartiti i cantieri, ci dicono che senza soluzione di continuità si procederà ormai sia sul capoluogo sia sulle frazioni di Palcano, Fossato che Chiaserna, le altre saranno servite da ponti radio, ma l'obiettivo è di arrivare a fine 2023 con tutta la struttura adeguata e vendibile da parte degli operatori commerciali a privati e imprese sul territorio, su tutto il territorio di Cantiano. Dovremmo avere una persona che vuole parlare con lei al telefono, sto attendendo informazioni dalla regia per capire se è pronta oppure se possiamo andare. Ce l'abbiamo, buonasera, chi è in linea? Grazie. Ci sente? Buonasera. Buonasera. Prego, il sindaco è qua che l'ascolta. Volevo dire qualcosa all'ottimo sindaco Piccini. Prego, prego. C'è un'altra telefonata in onda, eh? Cosa dite? Pronto? La sentiamo, lei ci sente? Il sì, sindaco sì, aspetta, è qua che l'ascolta, prego. Allora, signor sindaco, buonasera. Buonasera. Complimenti per il suo intervento oggi alla Confcommercio. Le dicevo, importante, oltre al discorso della contessa e del ponte, bisogna mettere in piedi il prolungamento della superstrada Candi-Cantiano-Cuppio, oppure della contessa, se no abbiamo solo un problema di tempi e problemi di non sicurezza. Grazie. Grazie a lei. Sì, concordo in pieno. Infatti, ecco, noi dobbiamo muoverci su due livelli, quello della risoluzione, no, del problema nell'immediato e della limitazione dei disagi, ma anche in un ragionamento di prospettiva. Quindi c'è questo famoso anche progetto, no, che a suo tempo fece la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che prevedeva appunto la doppia corsia da Acqualagna passando per Cagli, arrivando quindi a Cantiano, e l'abbassamento del livello della contessa per rimuovere in maniera definitiva anche il problema del traffico pesante.
Ecco, oggi l'assessore Baldelli ha fatto un'apertura, no, in tal senso, non parlando proprio di questo progetto, ma dicendo che l'arteria Flaminia è stata inserita nel master plan tra le arterie strategiche della Regione Marche e sono stati stanziati altri 60-70 milioni di euro di interventi per un suo miglioramento e adeguamento. Quindi io mi auguro che alla Flaminia gli si ridia quel peso strategico che la storia, non noi, non è un capriccio territoriale questo di un sindaco che vuole una statale vicino a casa. Una strada non si disegna o non si sposta a seconda di chi amministra in quel momento, no, la regione o ad altri livelli. Le infrastrutture vanno disegnate o adeguate rispetto alle effettive esigenze del territorio in funzione degli effettivi flusso e densità del traffico, e quindi credo che la Flaminia da sola rappresenti e dia, no, l'importanza della sua strategicità. Non a caso oggi assieme a me c'erano, no, la stragrande maggioranza dei sindaci del territorio, sì. Non a caso vicino a me c'era, no, il comune di Fano rappresentato dall'assessore Lucarelli, perché dietro questa, il venir meno di questa arteria c'è un pezzo importante dell'economia anche fanese che si regge da questo indotto, certo, sì, turistico. E quindi ecco, è il momento di fare squadra. La costa e l'entroterra bisogna che facciano un patto, ecco, di prospettiva, perché l'una dipende inevitabilmente dall'altra. Da questi territori, dal mio in particolare, assieme al comprensorio dell'Unione Montana, vengono le risposte a tanti problemi provinciali. Non ultimo, per esempio, quello idrico. Noi siamo, no, i comuni in cui insiste il Pozzo del Burano, no, quel bacino idrico da cui dipende il fabbisogno dell'intero sistema idrico provinciale. Ecco, bisogna che la politica riequilibri questo gioco di servizi e ridia dignità ai territori, alla pari, in qualsiasi periodo dell'anno, e non contare sulla responsabilità di alcuni solo quando si manifesta il bisogno per qualcun altro. Ecco, quella della rete viaria, quelle delle infrastrutture sanitarie, sono argomenti che dovrebbero essere garantiti a tutti i cittadini, indipendentemente da dove uno nasca o da dove uno vive. Sindaco, abbiamo pochi minuti a disposizione, però vorrei chiudere con lei con il settore del turismo, perché la ripartenza appunto passa anche per il turismo, per gli eventi. Intanto Cantiano ha aderito all'itinerario della bellezza di Commercio. Esatto, noi crediamo fortemente nelle reti, ecco, da soli non si va da nessuna parte, bisogna sfruttare quei contenitori che già funzionano, che raccolgono già al loro interno altre bellezze, altre tipicità. Con la Confcommercio ormai dal 2021 che collaboriamo, e forte è anche lo slancio di lavoro e di prospettiva verso il futuro. Noi stiamo provenendo il nostro territorio, che chiaramente vive una fase temporanea di criticità, ma che non vuole rassegnarsi. Non a caso, e sembrerà paradossale, è già dall'inizio dell'anno che stiamo pensando ai nostri grandi eventi. Cantiano si caratterizza attraverso due grandi eventi in programma, che sono la Turba, una manifestazione, una sacra rappresentazione che si svolge appunto il Venerdì Santo di ogni anno, è ferma ormai da 3 anni causa Covid, e abbiamo deciso proprio quest'anno assieme al comitato organizzatore di poter rimetterla in scena nonostante le difficoltà di un paese che è ancora ferito e quindi che sarà anche ferito nel momento in cui il visitatore verrà a rivedere la Turba. Ma anche questo è un segnale di ripartenza. Assolutamente, è un segnale necessario ritrovare la propria identità, la propria storia, le proprie tradizioni, proprio in un momento di difficoltà come questo. Noi abbiamo bisogno di ripensare a un graduale ritorno alla normalità, e quindi ci vede... stiamo operando da subito per poter rimetterla in scena, superare quelle criticità legate all'autorizzazione del pubblico spettacolo, alla logistica, ai parcheggi, però ecco, siamo tenaci e siamo convinti che, ecco, riparteremo con una grande edizione della Turba di quest'anno. Mio malgrado, purtroppo non siamo riusciti invece a mettere in campo il secondo nostro grande evento, che è Cantiano Fiera Cavalli. In questa edizione
primaverile, quindi fortemente voluta da questa amministrazione, che vede proprio nella promozione di questa unicità regionale, che è il Cavallo del Catria, un contenitore all'interno del quale proprio promuovere tutte le nostre eccellenze, l'agroalimentare, l'open air, il turismo sostenibile e creare anche una forte ricaduta economica per i nostri operatori. A proposito di cavalli, però, nei primi giorni di febbraio, non ricordo la data, è stato consegnato l'assegno del ricavato della manifestazione Cavalli per Cantiano. Esatto. È la federazione, assieme a tanti circoli ippici, ecco, ha promosso questa raccolta, il cui ricavato lo destineremo nella stragrande maggioranza proprio a dei lavori di adeguamento strutturale di questo contenitore, che è Cantiano Fiera Cavalli, per facilitare le future edizioni. E la prossima edizione sarà quella classica, eccola, quella di ottobre, domenica 8 e domenica 15 ottobre, quindi già da subito, tra le altre tantissime questioni che stiamo affrontando, ci stiamo dedicando anche a questo. Sindaco, grazie veramente per essere stato con noi a Primo Cittadino e speriamo di poterlo ospitare anche nei prossimi mesi. Grazie a voi.